riesci a non bere mai, cioè sei sempre sazio di sete. La borraccia. Oh, Wither Scheletri. Oddio, ci sono altre ceste! Ok, allora controlliamo che dietro non abbiamo dei mostri. Ci sono alcune ceste con il lucchetto. Ok. Ciò significa che dobbiamo cercare di aprirle. Però con calma, ragazzi. Ricordatevi che questo è il pacchetto più difficile in assoluto di Minecraft. Quindi rigeneriamo la vita, andiamo con calma, spacchiamo gli spawner e vediamo se in qualche modo riusciamo ad aprire con le ceste là. C'è Parrins? Ciao Parrins! Non esiste. Non c'è la borraccia? Come si scrive borraccia adesso? Boh. Water. Tank, credo. No, mi sa che. Vabbè, per adesso ci continuiamo a portare le bottigliette. Poi, se dovessimo imparare qualche nuova tecnica per smettere di bere, ben venga. Sei fortissimo, grazie. Grazie mille, ci provo. Anche se questo pacchetto mod è veramente tanto tanto complicato. Allora, io direi di andare. Oh, prima da loro. Fin quando non ne spunta uno arcobaleno, siamo belli tranquilli. Mi sembrano tutti normali comunque. Aiuto, siete tanti adesso. Scudo alla mano, ragazzi. Smeraldi, smeraldi, che ci posso fare con gli smeraldi? Niente. Oh, piano. Ehi. Siete veloci. Mamma mia, quanto sono veloci. Muori. Via. E via. Ok. Questi livellini ce li prendiamo molto volentieri. Adesso cerchiamo di capire se posso spaccare gli spawner. Dove sono gli spawner? Perché non li vedo? Aia, aia, aia. Ah, oh. Che è successo? Perché ho preso. Perché ho perso così tanta vita? Con un colpo! No, non va bene. Allora, dov'è la mia armatura di ricambio? Fermi, fermi tutti. Si torna là, prendo tutte quante le cose. Eh sì, vabbè, non è sto granché però. Ci accontentiamo. Ci abbiamo l'elmetto in ferro, se non altro. Allora, fermi. Non possiamo di certo lasciare lì tutte quelle robe in diamante. Mi serve soltanto cibo, acqua e poi siamo pronti. Boh, prendiamoci anche questa, un po' d'acqua, bende. Qua non ho messo dell'altro pane, me lo sono portato tutto dietro. Vabbè, corriamo a prendere subito la roba. Ti hanno preso in testa? Avevano le particelle. Io non le ho viste le particelle. Mannaggia. Vabbè, non vi preoccupate, ragazzi. Tanto adesso li ammazziamo. Easy, in 2 secondi. Mi riprendo tutta quanta la roba. Tra l'altro non mi ero neanche portato il piccone giusto perché avevo soltanto quello in diamante. Quindi anche se dovessi trovare gli spawner, poi non li posso rompere. La borraccia dov'è? Ah, flask, hai ragione. Si chiama flask. No, direi che non esiste. Quindi non posso fare la borraccia. Vabbè, cioè, le bottigliette non è che siano tanto, tanto, tanto scomode, però se ci fosse un modo per bere in automatico, come tipo nella vita in città, che tramite lo zainetto puoi mangiare in automatico, cioè, boh, sarebbe meglio, sarebbe un pochettino più comodo, ecco. Però altrimenti vanno bene anche le bottigliette. Anche perché tanto mi sono fatto l'acqua infinita a casa, in questo modo non devo star lì ogni volta a riempirla nei pozzi, nei fiumi. Vedo pochi like e non va bene, ragazzi. Non va bene, c'è qualcuno un po' pigro. Mi raccomando, lasciatemi piace, ragazzi. Anche perché questa serie, non dico che sta arrivando al termine, però, cioè, saremo già tipo a 30-40 episodi più o meno, no? Cioè, 30-40 giorni, non episodi, ovviamente. 30-40 giorni, avevamo detto 100 giorni. Lo scopo è quello di diventare un pro, o se non altro di diventare abbastanza bravo in 100 giorni. E comunque abbiamo delle statistiche altissime, abbiamo un bel equipaggiamento. Il mio obiettivo adesso sarebbe quello di poter, tipo, addomesticare un drago. Sarebbe veramente bello. Però sinceramente non ho la minima idea di come fare qua. Perché nella modcraft è un conto. Cioè ci sono riuscito, era abbastanza facile. Qui è decisamente più difficile, anche perché la modcraft non era in hardcore. Allora, sentite un attimo, voglio provare questa, perché questa è una pozione che mi teletrasporta al punto di spawn. Voglio vedere se funziona. Ok, ha funzionato, perfetto. Molto comodo, così non me la devo rifare tutta a piedi. Adesso mi serve il mio piccone, perché questo in diamante non lo posso utilizzare. E rimettiamo tutti quanti gli oggetti di riserva nella cesta, perché questi qua quando muoio li devo utilizzare. È importantissimo avere un'armatura di scorta. Questo qua si lancia, l'accendino mi può servire per accendere le torce. Posto. Si può tornare. Togliamo un po' di pane. Ah, questo mi era caduto. Dov'era? Era qua. Boh.
E andiamo a farmare un po' di livelli. Tra l'altro, vi faccio vedere una cosa che secondo me è una figata, perché non l'avevo mica capito io. Vi ricordate la torre, quella dei livelli?